Beh, il Nuovo Cinema Paradiso ha rappresentato per due o tre generazioni una tappa miliare in quella che è stata anche la formazione nel cinema. Sappiamo che il film è un'opera collettiva, non è soltanto il frutto di un regista o di attori più o meno famosi, ma è frutto anche del lavoro delle tante maestranze che ruotano attorno a una produzione cinematografica. Questo significa che noi abbiamo un incarico importante, che è quello di formare giovani talenti per il cinema. La Scuola Nazionale di Cinema, di cui ho l'onore di dirigere la sede siciliana, ha 88 anni di storia e dalla scuola si sono formati tutti i più grandi del cinema italiano. Questo è molto importante, perché non puoi rileggere la storia del cinema se non attraverso anche da chi il mestiere lo ha fatto. Ed è chiaro, per rispondere alla domanda, che nel corso di tutti questi anni Tornatore vinse nel 1990 il suo Oscar, aveva già vinto il premio speciale della giuria a Cannes e un Globo d'Oro con il Nuovo Cinema Paradiso. Da allora è passato tanto tempo, anche in termini di tecniche e linguaggi di cinema e quindi cinematografici. L'utilizzo delle tecnologie, allora era impensabile poter utilizzare un drone come si fa spesso oggi nelle produzioni cinematografiche, eppure venivano montati dei grandi bracci, dei Jimmy Jib, per fare anche delle riprese che potessero rappresentare una porzione plastica di un film, e quindi una grande area che solo le riprese dall'alto possono fare. Tutte queste tecniche vengono insegnate e quello che noi diciamo ai nostri allievi registi è sempre quello di rileggere la storia per guardare al futuro con grande ammirazione. Guarda, io ti parlo del punto di osservazione della sede siciliana, che è specializzata nel documentario. Tornatore è partito dal documentario come formazione. Lui era un programmista regista alla RAI, si occupava anche di maneggiare molti archivi. Ecco, il documentarista deve osservare la realtà, e questa è una skill importante per chi vuol fare il mestiere del regista di documentari, e soprattutto anche sapere rileggere il passato attraverso gli archivi. Gli archivi sono fondamentali, ci raccontano tanto, un po' come le pietre del parco archeologico Himera. Voglio ricordare che noi abbiamo realizzato un documentario proprio qui al parco archeologico con il coinvolgimento di un attore tedesco, Christian Reiner. Due nostre allieve hanno fatto un documentario bellissimo con uno svelamento delle pietre che rappresentano la storia di questo luogo del parco archeologico di Himera, e che quel documentario ha avuto anche una lunga vita nei festival, perché ha girato il mondo. Ma intanto io sono stato ospite e ringrazio Roberto Tedesco, perché è un collega strepitoso, un vulcano di idee. Io per i miei 50 anni mi sono fatto un regalo, che era il mio primo libro di una carriera professionale. Ho 34 anni di giornalismo di iscrizione all'albo, ho iniziato prestissimo. E quando mi chiamavano per fare dei seminari all'Ordine dei giornalisti, mi chiedevano sempre: ma ci racconti un po' di film che parlano della professione giornalistica? Questo è diventato un libro, ho raccolto più di 250 titoli e l'ho presentato a Notti Clandestine. Grazie a Roberto, che è anche un abile scrittore, questo tipo di divulgazione culturale diventa anche strumento pedagogico per chi vuol fare il mestiere del giornalista. E quindi andare a Notti Clandestine significa ogni anno scoprire tante novità, non solo letterarie ma anche cinematografiche.